Benvenuti a questo nuovo servizio speciale da Matera dedicato al congresso, il primo congresso delle giornate centro-meridionali dell'artrosi, con particolare riferimento alla gonartrosi. Ed è davvero un piacere per noi presentarvi il professor Sessa, docente universitario ma direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania e past president della SIO. Quali sono quei criteri che vi spingono a fare questa valutazione? La chirurgia non è urgente, possiamo intervenire con terapia infiltrativa e fisioterapia. Sì, sicuramente il timing è un argomento molto scottante, perché c'è veramente una linea molto sottile che va a spartire queste acque. La terapia incruenta, cosiddetta, o modicamente cruenta, quale può essere una infiltrazione, hanno senso e significato fin tanto che c'è una funzione ancora dell'articolazione, fin tanto che il dolore è a uno stadio sopportabile e soprattutto fin tanto che c'è una cartilagine dove si possa intervenire. Nel momento in cui si passa da uno stadio di iniziale artrosi, quindi un primo grado, diciamo, a uno stadio 2, 3 o addirittura 4 di artrosi dove è completamente scomparsa la cartilagine, lì a quel punto qualunque terapia non ha più senso, perché non è più in grado di rigenerare la cartilagine. E allora dobbiamo ovviamente ricorrere ad altre metodiche, e queste metodiche oggi sono ben rappresentate dalla chirurgia protesica. Chirurgia protesica che quindi va fatta non soltanto in funzione del dolore, ma anche dello stadio dell'artrosi in cui siamo arrivati. Non soltanto sul fatto che non sia funzionante ancora o non funzionante, ma quando c'è dolore non funziona il ginocchio, quindi l'apparato articolare, e soprattutto c'è anche una situazione di degenerazione massiva del ginocchio. E altro fattore che possiamo prendere in considerazione è l'età. Età che però non è particolarmente influente, nel senso che in letteratura si esorta sempre a evitare una protesizzazione in età giovanile, ma ci sono alcune situazioni talmente invalidanti dove non intervenire sarebbe veramente, a mio avviso, delittuoso. Quindi è sicuramente meglio agire in un momento in cui ancora si può portare un beneficio al paziente che ha perso la funzione, non riesce più ad assolvere alla sua quotidianità, piuttosto che aspettare, fin tanto che poi diventa ancora più difficile la sostituzione protesica. E dunque, professor Sessa, quando ha senso parlare di situazione estrema? Relativamente al ginocchio in particolare, guai a protesizzare un ginocchio che non ha ancora bisogno di una protesi. Ti sei messo l'acqua in casa, fai un danno incredibile, il paziente sarà sempre insoddisfatto, il dolore rimarrà, passerà una miriade di guai, non sarà mai un paziente contento di avere ricevuto quella protesi. D'altra parte, un'attesa troppo lunga, prolungata, fino ad arrivare a situazioni in cui si ha una degenerazione totale dell'articolazione, con situazioni di valgo o di varo estreme, e lì ovviamente una protesizzazione diventa più difficile. Nelle fasi tardive, molto tardive, i risultati non saranno mai eccellenti, non saranno mai buoni. E quindi ecco che queste due fasi estreme bisogna saperle valutare, sapere cogliere il momento in cui è indicata la protesizzazione per ottenere il massimo del risultato. Professore, la ringrazio per aver condiviso con noi il suo tempo. Grazie a voi. Grazie al professor Sessa, past president di SIOT, ma direttore della clinica di ortopedia e traumatologia del Policlinico di Catania. Grazie a voi per aver guardato questo appuntamento speciale di Medical Live Magazine, realizzato nell'ambito delle giornate centro-meridionali dell'artrosi, un evento voluto dal professor Moretti e organizzato da V Eventi e Formazione.